primo giorno che ha aperto il ristorante manca un cliente, nuova gestione, morire che viene qualcuno. Oh, forse sarà che sia la volta buona, ciò. Dica, sì, è cucina da sport, ciò, sì, possiamo consegnare tutto a domicilio. Oggi abbiamo risi bisi di primo e di secondo, polenta col musso. Va bene? Perché ora ciò? Alle 8, 8 in punto, va bene, mando subito il garzon. Arrivederci, a presto, buongiorno, buongiorno. Oh, finalmente. Prego, accomodatevi. Scusi, siamo in due, dove ci possiamo sedere? Seguitemi. Ma siete italiani, se non sbaglio. Sì, perché? No, niente. Oh, almeno tra noi italiani ci capiamo. Questi stranieri non sanno neanche cosa vogliono. Scegli tu, cara. Comincio a portare da bere. Abbiamo dei vini del Monferrato e dell'Oltrepò. Noi prendiamo l'acqua. Minerale? No, naturale. Cosa ci scrivi? Noi vogliamo solo dell'acqua. Sì, ho capito, io ho scritto minerale. Ma io ho detto naturale. Ma no, ma scusi, lei ha detto solo acqua, io intendevo minerale. Ma io ho detto naturale. Eh sì, ma scusi, io pensavo che il naturale si riferiva all'acqua. Certamente, si riferiva all'acqua, ma all'acqua naturale. Ma perché l'acqua naturale non è minerale? Sì che lo è, ma secondo lei è naturale che noi italiani spendiamo un sacco di soldi per comprare dell'acqua minerale? Non so cosa fanno gli italiani, ma guarda che ho capito, io ho scritto naturale. No, lei ha scritto minerale, ho sentito con le mie orecchie. No, ma guarda, io ho detto minerale, ma ho scritto naturale. Perché ha detto naturale se ha scritto minerale? Ma perché riconoscevo più che naturale che persone come voi bevono acqua minerale e non naturale. Per favore, mi fate girare la testa. Scusa cara, io voglio andare in fondo a questa faccenda, perché nessuno si deve permettere a prendermi in giro. Ma perché l'acqua minerale, secondo lei, è innaturale? Stop! Noi vogliamo l'acqua del rubinetto, perché l'acqua minerale nella bottiglia di plastica è uno spreco. Sai che ci vogliono 4 litri d'acqua per fare una bottiglia di plastica? Ma come si fanno a usare 4 litri per fare un litro d'acqua? Ma non per l'acqua, per il vuoto, è naturale. Ma come? Il vuoto è naturale? Certo, sa che la bottiglia di plastica viene fatta col petrolio. Ma se è di vetro, noi usiamo solo bottiglie di vetro. Bravi, ma sa, anche il vetro bisogna riciclarlo, ma non tutti lo smaltiscono correttamente. E bisogna trasportare l'acqua per centinaia di chilometri, e magari con un tir, quando ce l'abbiamo a pochi metri sotto casa. Signore, è una questione di abitudini, in un locale come il nostro è tanta l'abitudine di sentirsi ordinare acqua minerale, naturale, e la mano scrive automaticamente da sola la parola, scusate, mi ho sbagliato. Naturale? No, la parola minerale. Siamo da capo. Insomma, ci porti l'acqua del rubinetto. Ma non saprei neanche dove mettere l'acqua del rubinetto. Ma la imbrocchi! Signora, che io non imbrocco mai una. Ma scusi, non gliela chiedono mai? Ma no, nel senso che non imbrocco mai una che vada a me dal mio principale, continua a farmi osservazioni. Sono qua da pochissimo, e prendi questo, vai da quello, così, e non ne capisco niente, mi sono confuso. Scusi, io non volevo crearle dei problemi. Volevo solo dirle, la mette in una brocca. Ma così mi mettete in difficoltà, non so se abbiamo una brocca. Possibile, in un ristorante tipico come il vostro. Mi scusi, ma a quanto la mettete l'acqua minerale? A 3 euro. Guardi che quella del rubinetto costa un millesimo di euro al litro. E loro moltiplicano il prezzo per migliaia di volte. Altro che consumo critico, qui bisogna passare al prezzo critico. Ma perché continuate a criticarmi? Io da 3 anni che faccio il cameriere ho passato tantissimi ristoranti, non ho mai incontrato dei clienti difficili come voi due. E siete italiani, oltretutto. Per chiedere dell'acqua del rubinetto, ma mi faccia il piacere. Ma allora procediamo, sennò qui non si mangia più. Se ci mettiamo solo mezz'ora per ordinare dell'acqua... Ok, sì, procedo subito. Allora, prima ordinate da mangiare, poi... per l'acqua che è il mio principale. Ma se non ci porta dell'acqua come la vogliamo noi, ce ne andiamo. Cosa è che non va, suoi clienti? Il cameriere non va trattato bene, ciò?
No, poverino, lui ci dà da fare, ma sembra che in questo ristorante non si possa bere dell'acqua naturale. Ma il cameriere Genovo queste cose non le sa, comunque non c'è nessun problema. Vi porto io l'acqua, come la volete voi, il cliente che ha sempre ragione. Ma come la volete l'acqua, lissa o gasata? Non abbiamo chiesto la minerale. Ma come, suora, non volete l'acqua? Sì, sì, naturale. Ma l'acqua naturale non è minerale, ciò. In effetti, tutte le acque contengono minerali. Ma vedete che avevo ragione io. Io intendevo l'acqua con i minerali che scende dal rubinetto. Ma non si desidera, vuoi l'acqua naturale o minerale? Quella naturale, mezz'ora che lo diciamo, quella del rubinetto. Signora, non alzi la voce, per favore, ma io non posso darle, è proibita dalla legge, ci sono gli articoli, comma. Ma quale legge? Ma il regolamento di igiene, ciò. Ma sa che butta che mi prendo, se viene quella finanza o i nastri carabinieri, mi tolgono anche la licenza. Ma non dica scempiaggini. Non ho mai sentito una legge del genere. Ma lei non sa che cosa c'è nell'acqua del rubinetto. Che può essere di tutto, i batteri, il virus, di tutto ciò. Sì, sì, i coccodrilli. Non scherzi, signora, l'inquinamento non ha limiti. Allora, scusi, lei nel suo ristorante cucina con l'acqua minerale in bottiglia? Ma mi costerebbe un occhio della testa, meno male che ne ho quattro. Allora vede che mi dà ragione, anche lei usa l'acqua del rubinetto. Sì, ma noi cucinando la facciamo bollire l'acqua. Così se ci sono gli inquinanti si concentrano. L'acqua del rubinetto è più controllata dell'acqua in bottiglia. Ah, mi so niente, della cosa pubblica non mi fido, ostra. Sì, Fiorenzo, qui non caviamo un ragno da un buco. Andiamocene. Ma Margherita, se andiamo in un altro ristorante a quest'ora, non mangiamo più, lascia fare a me. Ci porti del vino locale, se possibile. Sì, senz'altro, signor. Lo vuole mosso o fermo? Fermo, e fermo anche lei. E non cominci con i tuoi giochetti di parole. E va bene, passiamo i piatti. Cosa ordinate, allora? Non può prepararci un piatto vegetariano? Non ho visto niente alla carta. No, ma scusate se mi intrometto, ma voi siete vegetariani e bevete il vino. Naturale! Cosa naturale? Cosa naturale? Naturale che ce ne andiamo! E di corsa pure! Arrivederci. Addio! Acqua che non si aspetta, altro che benedetta. Acqua che porta male, sale dalle scale, sale senza sale, sale. Acqua che spacca il monte, che affonda e terra e ponte. L'erba della Lavacca,